Salve a tutti, oggi vi parlo di un argomento che mi chiedete tanti, spessissimo, ovvero qual è lo stipendio medio in Giappone? È un argomento estremamente complicato che molto spesso viene anche semplificato e non sarò io oggi a sviscerarlo completamente, ripeto, perché è un aspetto molto molto complicato che meriterebbe un video molto più lungo di quello che sto facendo. Ma nel mondo del contenuto usa e getta e nel mondo dell'attenzione che non arriva oltre un minuto, cercherò in breve tempo, nel più breve tempo possibile, anche se spesso non riesco a essere sintetico, di spiegarvi a mo' di bignami la questione dello stipendio medio. Partiamo subito. Quant'è lo stipendio medio? Ora, secondo alcune statistiche, lo stipendio medio in Giappone è intorno ai 300.000 yen al mese. Però questo è appunto una media che tiene conto di sì, che è effettivamente quello che prendono, però viene influenzata dal fatto che tante persone in questo paese, anche come dipendente, guadagnano veramente tanto. Quindi, vero che è 300.000 yen, però uno stipendio medio normale si aggira intorno ai 230-250.000 yen. E voi direte, quanti sono in euro? Questo purtroppo è, come dire, l'azione semplicistica che spesso viene fatta quando poi si approccia a questo genere di argomenti in un paese straniero. Al momento, infatti, lo yen è estremamente debole sull'euro. Pensate che questi 230-240.000 yen all'inizio, alla fine del 2011, erano circa 2.300 euro. Poi, nel corso degli anni, possono essere andati intorno ai 2.000 euro, 1.800 euro. Al momento, con lo yen molto debole, cioè con un cambio a circa 147-148 nel momento in cui faccio questo video, questi 230.000 yen sono un poco meno, poco più di 1.500 euro, circa 1.600 euro. Tradurre tutto alla conversione euro-dollari è estremamente complicato. Intanto qui dietro di me c'è il sindaco di Akihabara, personaggio mitico di questa zona, ribattezzato da me il sindaco di Akihabara. È stato molto fluttuante nel corso degli anni. Pensate che nel 2007 un euro erano circa 170 yen, quindi erano forse 1.400 euro questi 230.000 yen. Assunto questo qua, quant'è il potere d'acquisto di 230.000 yen? Il potere d'acquisto di 230.000 yen dipende anche da dove abiti. In una città come Tokyo, mediamente per un 30-40 metri quadri si spendono circa 60-70.000 yen. Questo per quanto riguarda appunto una casa da 30-40 metri quadri. Se tu guadagni 230.000 yen a Tokyo piuttosto che a Osaka, a Kyoto, a Shimane, a Tottori o posti ancora meno frequentati o in campagna, capite che il potere d'acquisto è molto più alto rispetto a quello che ha a Tokyo. Ora, quanto serve diciamo per vivere a Tokyo abitualmente? Perché poi è quello che mi chiedete spesso in tutti i video, quando vi faccio vedere qualcosa che costa tanto, ma la frutta costa tanto. Magari, per esempio, la frutta che vi faccio vedere spesso, quella che costa 100 euro un grappolo d'uva, è frutta da regalo, non è frutta che i giapponesi mangiano abitualmente. Le mele costano di più, però non 20 euro a mela, una mela comunque costa un euro, molto di più che in Italia. Andando poi avanti nel corso degli anni c'è uno scatto di anzianità e quindi questo stipendio da circa 230.000 yen sale e può salire fino a 300, 350.000, 400.000 yen, dipende anche dalla posizione. E questo qua è una cosa che, diciamo, tocca più o meno a tutti. Ora, io non sono un dipendente, farò un video anche sul lavoro che faccio perché ancora le persone non l'hanno capito e quindi non ho poi tutte quelle trattenute di cui adesso vado a parlarvi. Infatti, un lavoratore dipendente entra in quello che si chiama Shakai Hoken, cioè che quindi gli viene detratta dalla sua busta paga sia la pensione che l'assicurazione sanitaria. E questo qua è un costo che magari tanti non vedono appunto nella propria busta paga, perché viene tolto direttamente, ma che percepisco io quando poi devo andare a pagarli. E poi dopo approfondiremo anche un attimo il discorso delle tasse. Questo qui a me pesa, per esempio, ogni mese, va in base al reddito, l'assicurazione sanitaria. Ora, senza entrare troppo nello specifico, però diciamo che una persona che sta intorno a quelle cifre lì, non 250.000 yen al mese, ma più alto, arriva a spendere anche 40-50.000 yen al mese o anche più di assicurazione. Mentre la pensione pesa per circa 16.700 yen al mese, quindi capite che si paga molto poco e di conseguenza è probabile che si riceverà molto poco poi alla fine della propria vita lavorativa. Ed è per questo, me compreso, che tanti giapponesi pagano o assicurazioni private oppure pensioni integrative, quello che è. Io ce l'ho, ho due investimenti personalmente che
che costano un po' ogni mese, ma che serviranno, che servono sia come assicurazione sulla vita in caso, e serviranno anche poi a far studiare mia figlia più avanti. Ce l'abbiamo sia io che mia moglie. Tanto sta passando anche l'ambulanza qui dietro, il treno, Tamashii Nation nuovo, eccetera. Delle bollette ne ho parlato in un video qualche mese fa, quindi sempre qui su Facebook, basta che lo cercate. Arriviamo alle tasse. Le tasse quanto pesano? Io ho fatto l'imprenditore anche in Italia con due società, e poi anche qui adesso come libero professionista. Devo dire che la pressione fiscale è assolutamente diversa e, come dire, appropriata poi a quello che si riceve in cambio sia dallo Stato come servizi. Vi ricordo però che la sanità, come ho detto prima, essendoci l'assicurazione, non è totalmente a carico dello Stato. Si paga il 30% della prestazione, il 70% ce lo mette lo Stato. Voi capite che uno Stato come l'Italia, che sostanzialmente, vabbè, c'è il ticket, ma in cui sei totalmente a carico del sistema sanitario nazionale, è una spesa enorme per uno Stato. Però ora questo qui non voglio aprire una polemica politica, non voglio fare confronti, non è questo il caso. Passiamo, dicevo, alle tasse. Per quanto riguarda le tasse, ci sono due tasse che si pagano in Giappone principalmente. Una che è lo Shotokuse, che è la tassa sul reddito imposta dallo Stato. Questa è a scaglioni e va, a seconda dello scaglione si paga, non so, da 0 yen a 2 milioni di yen, si paga l'x%, da 2 milioni di yen, eccetera, comunque come una normale tassa a scaglioni. In più c'è quello che si chiama Jominzé. Il Jominzé praticamente è tassa che si paga al comune o alla città di residenza, è la tassa di residenza. Io per esempio qui a Tokyo, che ha un sistema speciale di governo, si paga al Q. Tokyo è divisa in 23 Q speciali più una serie di città all'interno della prefettura di Tokyo. Questa tassa è una tassa percentuale, varia da Q a Q, da città a città. Insomma, è una tassa che si paga e non è neanche tanto economica, ecco, perché poi è quella con la quale il tuo comune di residenza o la tua città eroga i servizi. Qua non c'è la tassa sulla spazzatura, non c'è, quindi tutto quello che è servizio pubblico viene poi erogato tramite questa tassa, appunto, che si chiama Jominzé. Adesso sono al buio, credo, quindi bisogna che torno alla luce, che se no non mi vedete. Quanto pesa la pressione fiscale, quindi, alla fine? Tutto sommato siamo, non lo so, ma più o meno tra il 30 e il 35%, ecco. Quanto serve quindi per vivere a Tokyo? Poi vado qua al centro di Akihabara, ecco, approfitto per andare qui dentro, così faccio vedere anche un po' di Akihabara. Quei famosi 230.000 yen bastano per vivere a Tokyo? C'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa, dipende dalla vita che fate, dalle esigenze che fate, è sempre estremamente soggettivo. Perché? Perché comunque sia è una città, come potete vedere adesso, in cui sostanzialmente, come tutta l'Asia, devi comprare, devi spendere e comprare, lavorare, spendere, comprare, mangiare, andare. Qui vedete, è vero che sono in una zona estremamente commerciale dal punto di vista degli anime e manga, ma ecco, qui per esempio c'è Club Sega. Adesso attraverso la strada fuori dalle strisce, ma tanto è verde. Vedete, qui ci sono un sacco di negozi che vendono anime, manga, videogiochi, di qua c'è Mandarake, questa è una sala giochi ex Sega. Insomma, è un posto in cui servono oggettivamente tanti soldi per vivere, e soprattutto ne serviranno tanti quando poi la vita lavorativa finirà. Vedete, qua sono sempre eventi in giro, di lasciare una macchina di Sonic, perché tra un po' c'è Sonic Frontier, anzi questo qua forse, no, questo è Border Break, è un gioco nuovo o comunque una roba simile. Cioè, comunque sia, è una città in cui devi sempre stare in giro, comprare, prima di tutto lavorare, pagare le tasse, comprare, mangiare, andare fuori, spendere. E se voi venite e se voi andate in tutti i principali luoghi, sia turistici che non turistici, oppure grandi magazzini, vedrete assolutamente che tutti questi posti, a qualsiasi ora del giorno ci andate, ogni giorno sono sempre pieni di persone. Qui sono le maid che si coprono, purtroppo, quindi non le riprendo, cioè non purtroppo, fanno bene perché non possono essere riprese. Vedete anche qua, pieno di negozi, sala giochi. Qui c'è Super Potato, che è un negozio famosissimo che vende retro gaming. Tutte queste ragazze che sono qua, che sono quelle che poi
nel servizio delle Iene furono prese per signorine di strada, sono delle le maid e dei maid caffè. Ambiguo sì, ma quanto di più lontano c'è dal mondo del sesso. Eccolo qua, super potato. Quindi grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato utile, spero anche di avervi spiegato un po' questo concetto dello stipendio medio. Non sono stato breve sicuramente, non sarò stato approfonditissimo, però spero di avervi chiarito alcuni aspetti che molto spesso mi vengono chiesti. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone, ciao ciao!